Siete pronti? Guarda un po' che... Andiamo! Con la prima simbolica picconata da parte del sindaco di Trieste di Piazza sono partiti i lavori alla ex caserma della Polstrada a Roiano. Le fanfare dei bersaglieri hanno contribuito a incorniciare l'evento, molto partecipato da parte del rione, ma esteso anche alla cittadinanza intera, come segnale che burocrazia e non sepolsi possono abbattere. Era ora, possiamo dire era ora. Abbiamo lavorato dal 2002, oggi abbiamo dato la prima picconata, cambia completamente il volto di Roiano, questa è una cosa molto importante, la vivibilità di Roiano, grazie all'asilo, grazie alla piazza, grazie ai 70 posti interrati, sarà una cosa molto molto simpatica. Oggi la gente ci ha dimostrato che voleva questo e abbiamo fatto questo, ma abbiamo lavorato molti anni, sapete, per questo. Abbiamo cominciato nel 2002, siamo nel 2017. E dunque si parte con il cantiere, che nella prima fase si occuperà della demolizione delle tre strutture principali e degli edifici accessori. Appalto affidato una ditta del Lazio che stima in 120 giorni di riqualificare circa 8.000 metri quadrati dell'intera zona e porre le basi per la sistemazione del terreno e la successiva realizzazione dell'asilo, delle aree verdi, dei sentieri e degli abbellimenti di quella che sarà la nuova piazza di Roiano. Una prima fase del processo che prevede un investimento di poco superiore a 1.300.000 euro. L'amministrazione di Piazza è riuscita ad avere questo finanziamento nel 2002, poi la solita burocrazia italiana ha bloccato un po' tutto. Io ho avuto l'onore di firmare l'ultimo passaggio, quello che è andato a portare all'acquisizione di quest'area ai cittadini triestini, e oggi per i roianesi abbiamo iniziato in maniera simbolica, avete visto l'abbattimento, ma io ho dato due picconate proprio con quasi con cattiveria, perché è stata una battaglia lunghissima che comunque portiamo a casa, quindi una festa per il rione. Oggi è qui per dare l'avvio dopo tanti anni